Finalmente mi compro la Vespa! Finalmente anch'io avrò la mia compagna di viaggio! Finalmente! Ma cosa devo guardare? Sicuramente dovrà essere pulita. Sicuramente. Senza graffi, senza ammaccature. Le luci devono essere funzionanti. E le frecce funzionanti. E stai per comprare la tua prima Vespa usata e non hai la minima idea di cosa guardare. Bene, ti basterà metterti comodo e goderti il video. Non serve neanche che prendi appunti, perché alla fine del video potrai scaricare la tua checklist. Dovrai solo stamparla e portartela dietro. Meglio di così. Solo un appunto se vai di fretta. Non scaricare la checklist senza prima aver visto il video. Perché, oltre a spiegarti cosa guardare e perché, aggiungerò dei punti che non saranno nella lista, perché capirai perché. Ovviamente la paura più grande quando si compra un mezzo usato è che sia una sola. Come fare a non farsi fregare? Cosa bisogna controllare? Quanto tempo dovrò impiegare? In effetti ci sarebbe molto da controllare, e non solo sulla Vespa. Ma a seconda della Vespa o della persona che ti trovi di fronte, queste verifiche possono durare davvero poco. Fra un istante ti elencherò tutto ciò che dovrai tenere d'occhio, ma ti consiglio di seguire l'ordine così come è elencato. Perché se già i primi controlli andranno male, sarà inutile perdere altro tempo. Solo un'ultima cosa prima di iniziare. Calmati. So bene quanto sei eccitato, ma calmati. O rischi di non vedere quello che hai sotto gli occhi. Attento soprattutto quando ti presenterai all'appuntamento, perché se la trovassi splendida e fiammante, probabilmente è per innamorarti e impedirti di trovare difetti. E procurati dei guanti, perché dovrai sporcarti le mani. Il primo controllo in assoluto è il prezzo. Se è troppo basso è già un campanello d'allarme. Non escludo che sia tutto limpido, ma se la richiesta è 1000 euro più basso del prezzo di mercato, deve esserci un valido motivo se la toglie per così poco. Quindi, occhio al prezzo. Il secondo controllo lo fai al telefono, chiedendo un minimo di informazione al proprietario. E a parte le domande di rito, tipo prezzo, luogo e condizioni, devi chiedere perché la vende. Se ti trovi nel caso di un prezzo strano, la risposta già può farti capire se è una possibile fregatura. Se il dubbio è al 50%, vai comunque a guardare il mezzo. Terzo controllo, la casa della Vespa. Sta fuori al freddo e al gelo o sta in garage, al calduccio e al riparo? Se è abituata a stare fuori, dovrei essere molto pignolo sulla carrozzeria. Vernice, bulloni ossidati, perché se i bulloni a vista sono arrugginiti, lo saranno anche quelli nascosti. Ciò non toglie che il mezzo possa comunque essere valido. Ma considera che ogni bullone arrugginito andrà sostituito. Quindi considera nella spesa. Terzo controllo bis. Ti trovi nel garage della Vespa e magari il proprietario ti ha detto che la vende perché non la usa più da quando ha comprato la moto nuova. Dov'è la moto? Se non la vedi, chiedi spiegazioni, chiedi dove sia. Se la risposta ti sembra vaga, forse questa moto non esiste proprio. Se la moto c'è, dai comunque un'occhiata in giro e cerca di capire se il proprietario è un appassionato delle due ruote o non gliene può fregare di meno. Perché se intuisci una certa strafottenza, è probabile che quella stessa strafottenza sia stata applicata anche alla manutenzione della tua futura possibile compagna di avventure. Quindi, attento ai dettagli. Quarto controllo. Fatti ricordare perché la vende. Sì, lo so, fa molto psicologia criminale. Ma se ti dà una versione diversa da quella al telefono, qualcosa mi puzza. E in questo caso dovrei stare molto attento e che tutti i numeri combacino. Nel frattempo fai un controllo visivo molto rapido per capire se quanto detto al telefono è vero e se conviene proseguire col resto delle verifiche. Primo controllo da checklist. Numeri del libretto. Devi confrontare che il libretto e il mezzo abbiano gli stessi numeri. Quindi targa, numero di telaio e numero del motore. Stai molto attento al numero stampigliato sulla lamiera. Che sia ben visibile. E stai anche molto attento alla lamiera tutta attorno al numero del telaio, perché se trovassi segni di saldatura o segni di smerigliatura attorno al numero del telaio, c'è la seria probabilità che la Vespa non sia la stessa del libretto. Quindi occhio! Altrettanta attenzione al numero del motore, perché se i numeri non combaciassero, magari perché il proprietario ti ha detto che ha messo un motore nuovo super elaborato e quindi è valore aggiunto,
Ma proprio no, non è valore aggiunto. Perché potresti andare incontro a seri problemi, due su tutti, problemi con le forze dell'ordine, per ovvi motivi, e problemi con l'assicurazione, che non pagherebbe alcun danno di un eventuale incidente. Facciamo corna. Se si accertasse che il mezzo circolava con un motore fuori legge, poiché sia o meno elaborato, per l'assicurazione è solo un'irregolarità in più o in meno. Allora serve sapere solo che il motore non è quello del libretto e quindi non sono tenuti a pagare i danni. Straocchio! 1 bis. Se è il caso di un mezzo privo di documenti, l'unico modo per non sbagliare è fare una visura, con quello che hai a disposizione, e farti indicare dalla motorizzazione su tutti i passaggi necessari a concludere l'acquisto. 2. Chilometraggio. Su un due tempi è relativamente importante. Ad esempio, io con la mia ho fatto quasi 100.000 km. Anche se ne segna quasi 63.000. Ma la tratto bene e ho cambiato solo un gruppo termico e neanche perché ero usurato. La grippatina. Ciò non toglie che sia un traguardo importante e con questi numeri dovrò mettere in programma la sostituzione di tutti i cuscinetti. Ma proprio tutti. Su un quattro tempi invece è molto importante perché bisogna rispettare la tabella di manutenzione e se il vecchio proprietario non l'ha fatto, dovrai farlo tu. Terzo, verifica l'usura dei pneumatici. Chiaramente solo se le gomme non sono nuove. Se l'usura fosse visibile, potresti già capire se la Vespa gira dritta o storta. Nel secondo caso, valuta bene se vale la pena di proseguire oltre. Quarto, controlla l'allineamento delle ruote e del motore rispetto al telaio e rispetto alle ruote stesse. Purtroppo questa verifica va fatta d'occhio perché non ci sono dei punti davvero affidabili da prendere come campione. Se il posteriore sembra dritto, magnifico, altrimenti potrebbe essere la gomma dei silent block. Di per sé non è grave, ma per sostituirli bisogna scollegare il motore e molto spesso si preferisce tirare finché si può, cioè non cambiarli mai. 5. Forcella. Prima di tutto, assicurati che non ci siano pieghe o curve innaturali, probabilmente dovute a un incidente. Poi Vespa sul cavalletto e ruota anteriore sollevata da terra. Non preoccuparti se il manubrio dalla posizione neutra tende ad andare verso destra. Il peso del disco e della pompa del freno causano questo sbilanciamento. Afferra la ruota e scuotila per sentire eventuali movimenti. Deve poter ruotare liberamente in entrambe le direzioni e non avere alcun gioco assiale, né avanti e indietro, né su giù, né lungo l'asse della ruota. In caso contrario, potrebbe esserci un problema ai cuscinetti della ruota, oppure ai cuscinetti della forcella, o peggio. Ripeti lo stesso lavoro al posteriore. Fatti sollevare la ruota da terra e scuoti bene la ruota, come hai fatto davanti. Se non senti nessun gioco, è ottimo. Se senti qualcosa, potrebbe essere anche il millerighe del tamburo spanato. Di per sé non è difficile da cambiare e non è neanche una grossa spesa, ma dovrei essere molto sicuro che la causa era quella. Quindi, prima di concludere l'acquisto, assicurati che una volta che è stato cambiato il tamburo, il gioco non c'è più. Perché se non fosse il tamburo il problema, allora potrebbe essere qualche cuscinetto del motore. E per controllarlo bisognerà aprire il motore. 6. Ammortizzatori. Togli la Vespa dal cavalletto e osserva l'escursione degli ammortizzatori. Per l'anteriore, tieni premuto il freno anteriore e fai affondare la forcella in avanti. Devi sentire una certa resistenza a scendere e salire. Se arrivasse a fondo corsa o se avesse difficoltà a tornare nella condizione di partenza, probabilmente l'ammortizzatore è da cambiare. Al posteriore, fai pressione sulla sella e applica le stesse considerazioni del davanti. 7. Telaio. Chiedi al proprietario se ha mai avuto incidenti e poi che ti conferma la Vespa. Ci sono tanti modi per capire se la Vespa ha subito incidenti. Le leve sono le appendici che per prime si danneggiano quando il mezzo subisce un incidente. Guarda che siano dritte, azionale e assicurati che tornino al loro posto, in maniera fluida. Se sentissi uno scalino è probabilmente dovuto a una cattiva lubrificazione. Si risolve con un po' di grasso. Se invece il freno fosse spugnoso, quasi sicuramente c'è aria nel circuito. Anche questa è una cosa che si risolve facilmente, ma dovrai risolvere al più presto, perché in questa condizione il potere frenante si riduce tantissimo, con le conseguenze del caso. Parafango anteriore. Guarda che le due facce laterali siano simmetriche e che sporgano allo stesso modo. Controlla che la vernice non abbia zone strane, magari piene di stucco. E se trovi qualcosa, infila la mano dentro il parafango e senti l'eventuale difetto. Passa allo scudo. Guarda bene che non abbia immaccature e che la cornicetta sia integra e che abbia la stessa età dello scudo.
Se è nuova, ma la carrozzeria non è stata riverniciata, chiedi spiegazione al proprietario. Osserva la parte di scudo alle spalle del parafango. Il rotolamento della gomma tende a sputare in questa zona acqua e detriti vari che anno dopo anno usurano la vernice. Occhio che la ruggine non abbia già mangiato gran parte del metallo. Passa alla parte alta della cornicetta, appena sotto il faro. Muovi il manubrio a destra e a sinistra e assicurati che lo sterzo si blocchi alla stessa altezza, in entrambe le direzioni. Se un lato è più interno, significa che uno dei blocchi dello sterzo ha ricevuto una bella botta. Continua seguendo il profilo della cornice e assicurati che combaci con la guarnizione del bauletto centrale. Se trovi spifferi, c'è sicuramente qualcosa di storto. Ora controlla tutta la guarnizione del bauletto e cerca altri spifferi. Se anche nel canale forcella c'è una finestra che non dovrebbe esserci, l'incidente è avvenuto. In questo caso guarda bene la forma del canale forcella, aprendo lo sportello del bauletto, e osserva attentamente che non ci siano strane pieghe nella lamiera e che risulti dritta alla vista. Ora togli il tappetino e osserva le pedane. Controlla bene i profili laterali che finiscono alla ruota di scorta e al motore. Lì è quasi impossibile trovare pedane dritte. Nel frattempo assicurati che non ci sia ruggine. Anche questo è molto difficile, ma se è un po' di ruggine che si sta facendo strada sotto la vernice è risolvibilissimo, anche se non trascurabile. Se ti sembra che con un colpo di cacciavite si possa passare dall'altra parte, è chiaramente no buono. Se invece guardi dall'altra parte è muy pessimo. Forse è meglio lasciar perdere. Arriva ai bauletti laterali, osserva bene le guarnizioni e se in qualche punto non combaciassero c'è stata almeno una scivolata. Rimuovi le pance, la ruota di scorta e tieni la sella alzata. Ora controlla il telaio, guarda bene che non ci siano pieghe strane o saldature e che il metallo cambi forma in modo fluido. Spostati dal lato motore, guarda il pezzo di carter sotto il selettore del cambio. Si riga tutto in caso di incidente o scivolata. Altro discorso è per il pezzo più basso del carter. Se è graffiato solo quello, significa che il proprietario piegava al limite, grattando il carter. Fagli i complimenti, chissà che non ti faccia uno sconto. Ottavo controllo, bobina. L'unica cosa che puoi controllare è che il filo di massa sia integro e collegato alla bobina. In caso contrario, fatti togliere il prezzo del costo del ricambio, perché nel caso in cui un picco di tensione non venga scaricato da questo cavo, c'è il rischio di bruciare qualcosa che si tramuti in una spesa molto più grossa. 9. Guarnizioni motore. Chiedi al proprietario se il motore è mai stato aperto. La guarnizione del carter e della termica ti confermerà o smentirà le sue parole. È utile anche per capire se, in caso di quattro tempi, la catena di distribuzione è stata veramente cambiata. In sostanza devi cercare le sbavature. Vedere un carter privo di sudatine e con la guarnizione pulita è sinonimo di motore mai aperto, oppure di un lavoro eseguito a regola d'arte. Al contrario, vedere un carter sporco e con una certa quantità di pasta per guarnizione sbavata potrebbe addirittura significare non solo che il motore è stato aperto, ma che sono state usate le vecchie guarnizioni per richiuderlo. 10. Metti in moto. Se c'è l'accensione elettronica, ascolta bene che non ci siano rumori di ingranaggi che vengono macinati. L'ingranaggio del motorino d'avviamento è vendibile singolarmente, ma quello del volano no. Quindi se dovessi cambiarlo dovrei prendere il volano intero, che è una bella spesa. Aziona tutti i bottoni, controlla luci, frecce, stop, spiedo il cupolino, clacson e se tutto è a posto preparati all'ultimo check. 11. Prova su strada. Accelera un po' ascoltando il motore. Non devi sentire alcun rumore metallico o stridente. Se è un quattro tempi le punterie non devono essere rumorose. Parti e assicurati al primo metro che i freni funzionino perfettamente. Fatti il giro di rito e stai attento che il motore giri fluido e che la Vespa prosegua dritta, ma considera che un leggero sbilanciamento verso destra è congenito, perché purtroppo sia propulsore che freno a disco si trovano sul lato destro del telaio. Mentre giri fai attenzione alle marce, se non scappano prova a forzarle tu, leggermente ovviamente. Se ci vuole una certa pressione la crociera è a posto. Se alla minima pressione salta la marcia, è possibile che la crociera sia bella usurata. E per cambiarla si deve aprire il motore. Grosso modo, queste sono le cose più importanti da controllare. Certo, non è poco, ma considerando la spesa che affronterai, perdere mezz'oretta per capire se il mezzo ha problemi o se li avrà, ti sembra eccessivo? Ora non ti resta che scaricare la checklist e diventare un drogato del due ruote. E se questo video ti è stato utile, dovrai per forza raccontarmi la tua storia.